Buonasera. C'è sempre una differenza tra i dibattiti italiani sull'Europa e i dibattiti sull'Europa di qualsiasi altro paese al mondo. Noi italiani parliamo di Europa dall'Europa, come se fossimo titolari di un interesse europeo. Gli altri parlano di Europa a partire dal loro interesse nazionale. Diceva il generale De Gaulle, l'Europa serve alla Francia per tornare ad essere quello che fu fino a Waterloo, la prima potenza mondiale. Non è andata esattamente così. Evidentemente per i tedeschi si trattava dopo la seconda guerra mondiale di rientrare nel grande gioco internazionale dal quale erano stati delegittimati in modo catastrofico, ma questo vale per i polacchi, per gli austriaci. Noi no, noi dobbiamo per forza partire dall'Europa, e questo credo che sveli il vero motivo dell'europeismo italiano, che consiste nel fatto che noi pensavamo che l'Europa fosse meglio dell'Italia. Poi abbiamo scoperto che invece tanto diversa non era dal punto di vista anche dell'efficienza e della legittimazione, e quindi di qui anche questa ondata che non chiamerei di scetticismo ma di ostilità e di disamore profondo che sta investendo il nostro paese, che denuncia tassi di disaffezione nei confronti dell'Europa superiori a quelli britannici, secondo gli ultimi sondaggi di cui disponiamo. C'era qualcosa di strumentale o, se vogliamo, di iperrealistico nel nostro europeismo, e ormai i nodi sono venuti al pettine. A che punto siamo adesso, e perché trovo comunque interessante la provocazione che ci viene dall'amico Patriarca da questo tavolo? Siamo in una fase in cui l'Europa dei trattati, così come è stata costruita, ha esaurito, si sarebbe detto una volta, la sua spinta propulsiva. Più che esaurirla, in realtà l'ha invertita. A partire almeno dal trattato di Maastricht in avanti, il processo di integrazione è diventato un processo disintegrativo, in cui abbiamo contemporaneamente un allontanamento delle percezioni e degli interessi fra gli Stati membri e una incapacità di ricostruire un centro federatore, perché ogni federazione per definizione necessita di un perno che la federi, che sia la Russia, che sia il Piemonte, che siano i 13 stati americani. Qualcuno deve federare una federazione. Ecco, questo naturalmente avviene nel momento in cui c'è una forza egemone che produce questa corrente e che alla fine genera una federazione. Lo voglio dire perché non vorrei che si pensasse che le federazioni nascono da una costituzione o da qualche atto normativo. Le costituzioni e gli atti normativi nascono dalle rivoluzioni, dalle guerre o dall'affermazione, appunto nel caso specifico, di un progetto, il quale evidentemente dovrà avere una costituzione, se sarà un progetto evidentemente nella tradizione liberale e democratica. A questo proposito, noi abbiamo avuto un federatore in Europa fino alla fine della Guerra Fredda, che si chiamava Stati Uniti d'America, la quale America concepiva l'Europa, sottolineo, occidentale, non l'Europa in generale, ma l'Europa occidentale, come un fondamentale perno della proiezione di potenza degli Stati Uniti contro la minaccia sovietica e contro l'infiltrazione del comunismo nell'Europa occidentale, che sarebbe stato evidentemente fattore estremamente pericoloso per gli Stati Uniti d'America. Poi abbiamo avuto, dopo la caduta del muro di Berlino, una fase di grande confusione in cui, soprattutto per iniziativa francese e anche italiana, ma in rapporto a uno spirito più diffuso, si temeva che la riunificazione tedesca potesse portare a uno sbilancio eccessivo in Europa a favore della Germania, e quindi si è pensato bene di inventare una moneta il cui scopo principale era quello di togliere ai tedeschi il marco e possibilmente, anzi effettivamente, anche la Bundesbank come prima moneta, seconda banca centrale europea di fatto. Oggi siamo di fronte a una fase in cui quel processo è stato invertito, nel senso che la Germania, a partire dai cosiddetti criteri di Maastricht, ma poi nel tempo fino al Fiscal Compact nelle sue varie versioni, ha imposto con il consenso di tutti i partner, compresa l'Italia, che ha firmato l'infirmabile, addirittura il pareggio di bilancio in Costituzione, sapendo evidentemente di non poterlo fare, con il risultato di creare una situazione estremamente caotica, in cui tutto quello che è scritto viene continuamente violato e interpretato in base ai puri rapporti di forza. Teoricamente, in questa, chiamiamola così, rivincita della Germania sui germanofobi, penso a coloro come Mitterrand, come Andreotti, come lo stesso Lubbers, non parliamo della signora Thatcher,
che temevano appunto dopo l'89-90 che la Germania diventasse troppo potente. La Germania è sicuramente di gran lunga il paese più potente in Europa, allo stesso tempo non è un paese federatore. Basti vedere il tipo di politica fiscale e monetaria che la Germania propone, cioè una politica che sostanzialmente si basa sulla protezione del surplus commerciale tedesco con il resto del mondo, ma più specificamente con il resto dell'Europa, Italia compresa, e istituisce delle regole o comunque impone dei rapporti di forza che preservano questa realtà, che naturalmente è dovuta innanzitutto alla forza e alla qualità dell'industria e dell'economia tedesca, la sua capacità di esportazione. Bene, è ovvio che in un processo federatore non vi può essere un centro che sottrae liquidità e risorse alla periferia, ma normalmente dovrebbe accadere il contrario, come per esempio anche nel caso dell'impero americano, nella misura in cui esiste, cioè distribuisce agli associati le risorse che gli permettono di restare all'interno di uno spazio imperiale. Quella che si chiama nel caso specifico dell'Europa un'unione di trasferimento e che in Germania è assolutamente nefanda o comunque se la sostieni sei sicuro di perdere le elezioni. Abbiamo quindi questo paradosso che abbiamo al centro dell'Europa un paese nettamente più potente degli altri, almeno dal punto di vista economico, ma io penso sempre più anche sotto altri profili, il quale non ha una vocazione egemone e non ha nemmeno una particolare vocazione al pensiero strategico, perché dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in cui peraltro la Germania non dimostrò una grande visione strategica, gli americani pensarono bene, dalla parte loro e dall'altra i sovietici, di espungere la stessa idea di strategia dal pensiero tedesco, e oggi i tedeschi fanno una certa fatica a recuperarla. Che cosa significa questo? Significa che noi oggi assistiamo a un processo all'interno dell'Europa che da un punto di vista geopolitico è contemporaneamente di disintegrazione e di reintegrazione. Di disintegrazione, caso limite quello del Brexit, se non eseguiranno altri, cioè di distacco anche formale di un paese, nel caso specifico di un grande paese dall'Unione Europea, e di reintegrazione non sulla base di un progetto, ma sulla base di dinamiche economiche, sociali, culturali, politiche che prescindono da un progetto. In termini pratici che cosa vuol dire? Vuol dire che quando la signora Merkel parla di Europa a due velocità, dicendo da una parte una contraddizione in termini, perché evidentemente l'Europa a due velocità non può essere l'Europa, dall'altra parte descrivendo quello che può essere considerato un processo, una dinamica che dovrebbe portare ad aggregare intorno alla Germania quei paesi che adesso sono più consentanei sotto il profilo storico, culturale, ma soprattutto economico, e che in termini pratici appartengono alla sua catena del valore industriale. Mi riferisco per esempio a paesi come l'Olanda, che ormai si può qualificare serenamente come 17esimo land della Repubblica Federale. Cito solamente l'importanza che i porti olandesi hanno per la Germania, ho citato anche il fatto che i 2/3 delle forze armate olandesi sono sotto comando tedesco, tanto per citare un paio di dati concreti, ma potrei parlare della Repubblica Ceca, della Slovacchia, di alcuni paesi scandinavi, anche non proprio contigui come la Finlandia, e naturalmente per motivi più storico-geopolitici che economici della Francia. Il caso che ci riguarda più da vicino ovviamente è quello italiano, e qui abbiamo un piccolo problema. Mentre il distacco tra l'Italia e il Nord Europa, specialmente dopo la crisi del 2008, è diventato sempre più forte in termini economici, ma in generale in tutti i sensi, all'interno dell'Italia si sta approfondendo la linea di faglia che separa quella parte del nostro paese che è intrinseca alla catena del valore dell'economia tedesca, e quindi mi riferisco sostanzialmente all'Italia sopra la linea gotica, e invece quella parte che è estrinseca, e cioè il resto del nostro paese, compresa questa città. Questo evidentemente sottopone il nostro paese a una doppia tensione, una tensione che deriva dal distacco rispetto ai paesi più forti e relativamente ricchi del nostro continente, i quali a loro volta esercitano, in particolare la Germania esercita, anche non in maniera particolarmente scientifica o strategica, una funzione di frammentazione all'interno del nostro paese. Se noi prendiamo i dati degli ultimi 10 anni su come si è aggravato il dualismo dell'economia italiana, su come il fossato che separa sotto ogni profilo, ovviamente anche sotto il profilo infrastrutturale, il nostro centro-sud, in particolare i nostri sud dal resto del paese, ma ci metterei dentro anche questa città, beh, evidentemente è un dato preoccupante.
preoccupante che poi si presta anche a diverse manipolazioni. La questione dunque che ci si pone è di fronte alla possibilità che intorno alla Germania si crei un nucleo di paesi i quali in qualche modo sono coerenti al modello tedesco sotto il profilo economico, industriale e in generale sotto il profilo geopolitico. Questo che cosa significa? Che il nostro paese, contrariamente a quanto molti credono, applaudendo l'idea dell'Europa a due velocità, non è affatto sicuro di appartenere alla prima classe, ma ha una buona quota di probabilità di trovarsi, naturalmente contro la propria volontà, in una situazione oggettivamente secondaria, specialmente se con l'elezione del signor Macron e con la conferma probabile della signora Merkel e forse anche con un nuovo ministro delle finanze in Germania si dovesse rinsaldare in qualche misura un asse franco-tedesco, naturalmente non più nei termini goliani ma in termini direi invertiti tra chi è il cocchiere e chi è il cavallo, per usare una metafora appunto goliana, ma certamente un insieme che avrebbe una sua coerenza e che avendo poi altri paesi, la corona, quelli che ho citato, l'Austria e così via, non necessariamente avrebbe interesse ad aggregare un paese come il nostro se questo paese fosse giudicato fallito da un punto di vista istituzionale, da un punto di vista economico. E questa è una prospettiva che agita parecchio i nostri amici in Germania, in Francia, eccetera, i quali evidentemente non hanno un interesse, anzi, temono che avvenga qualcosa di questo genere, forse qualcuno lo spera, ma la maggior parte lo teme, ma certamente sono consapevoli del fatto che non possono rischiare di mettere in crisi i propri interessi nazionali semplicemente per amore del nostro Paese. Questo impone, concludo, al nostro Paese appunto di non assumere più semplicemente un ecumenico e irenico punto di vista a partire da presunti valori europei e interessi europei che ci apparterrebbero più che ad altri, ma elaborare dal punto di vista degli interessi italiani e naturalmente a partire dall'unità di questo paese una propria idea di Europa e dia all'Italia un ruolo importante nello spazio europeo che naturalmente sarà ridefinito perché quello dei 28 e domani dei 27 non è e non potrà mai più essere uno spazio omogeneo, se ne sono accorti molto chiaramente i paesi dell'est che anche loro di fronte alle due velocità sono tutt'altro che contenti perché si vedono in qualche modo sotto minaccia di tornare indietro dopo essere stati ammessi con grande difficoltà nella grande famiglia comunitaria e quindi noi avremo una serie di sub-Europe, quale maggiore, quale minore, con al centro comunque quella imperniata su una Germania che non aderisce a interessi europei ma riporta dentro di sé interessi altrui, quindi sostanzialmente una sorta di germanificazione, lo dico senza nessuna accezione né positiva né negativa, dei paesi che sono attorno ad essa e che le fanno corona, con la grande questione, con il grande punto interrogativo di che fine farà il nostro paese, se sarà appunto, se vorrà essere parte o meno di questo insieme. Cito per concludere l'importanza che in questo contesto non ha solamente l'avvertenza intorno alle politiche fiscali e o attorno della politica monetaria della Banca Centrale Europea, ma una questione identitaria che riguarda i rapporti intraeuropei e che ne rivela la labilità, cioè quella migratoria. L'Italia ha oggi la funzione, vista dalla Germania, che noi assegnavamo alla Libia, cioè quella di essere l'ultima barriera che impedisce a grandi masse di migranti di arrivare nel nord Europa. Questo già di per sé è una qualificazione che ci deve far riflettere, perché se noi abbiamo contemporaneamente flussi migratori da sud e frontiere sempre più sigillate a nord, si crea un effetto pentola a pressione che mette in questione non solamente la nostra pace sociale, non solamente l'ordine, ma anche l'identità di questo paese. E allora per un paese che vuole essere europeo, una scelta paralibica, diciamo così, non è esattamente l'ideale.